Costruire palla Vicenza, Fernandez 14-8, match ball per Vicenza. Dalla Bona, Fernandez, ed è Serie A! È Serie A il trionfo! Biasi a Volle Vicenza in Serie A 1. To all the people all around the world. Oh la 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 la. Oh yeah. Questo è il momento più bello, questo è il momento più emozionante, l'attimo di una stagione che non potrà andare dimenticato, perso. Il culmine di una stagione fantastica, una stagione indimenticabile che ha fatto realizzare il sogno chiamato Serie A 1. La promozione è nata in tre date, il 28 dicembre prima delle 11 vittorie consecutive che hanno rilanciato la squadra, il 26 febbraio quando il Biasia ha vinto la Coppa Italia Arena Cup al Pala Figurella, il 28 febbraio data del successo in gara 3 a Sesto Fiorentino. Qui, su questi numeri, in questi giorni, si è concretizzata la striscia vincente bianco-rosso-nera targata Biasia. Un crescendo che nel Natale è esploso, decollando verso 1998, che resterà per sempre nelle menti, nei cuori, di chi ama la pallavolo, di chi ama Vicenza, di chi ama quindi il Biasia Volley Vicenza, che è la sintesi di tutto questo. La stagione ha regalato record a ripetizione, 40 punti in campionato, frutto di 20 vittorie, il quarto posto in classifica al miglior piazzamento di sempre, il raggiungimento della centesima vittoria in campionato dalla stagione 92-93. L'arrivo quindi alla terza giornata sulla panchina del bulgaro Atanas Malinov, sicuramente il tecnico di maggior prestigio nella storia del club berico, e quindi il tesseramento per i playoff di una giocatrice importante e prestigiosa come la bicampionessa olimpica e campionessa mondiale Ana Ivis Fernandez, cubana e centrale della forte nazionale caraibica. Un crescendo che ha portato ben 15.000 presenze al Pala Figurella per le partite di regular season e a una partecipazione nella gara 2 di finale playoff con Laurent Frizer di ben 1.600 spettatori, record assoluto di presenze per un incontro del campionato di Serie A2 femminile. Un record per vedere loro, le protagoniste del Biasia. Eccole quindi, ricordiamole tutte, se lo meritano una ad una. Iniziamo da Miriam Dalla Bona, strepitosa, quello che ha fatto lei in pochi mesi e quello che tante fanno in una vita. Lucidità, grinta, carisma, mista voglia di imparare sono state le doti indispensabili per fare di lei una alzatrice da promozione. Complimenti. Sandra Wiggers, la sua trasformazione a Vicenza è stata completa. Da score monocifra, l'olandese volante ha saputo arrivare con il lavoro a bottini di buon livello. C'è tanto del suo in questa promozione. Daniela Saporiti, nonostante che la schiena facesse un po' le bizze, ha saputo mettere in campo una determinazione incredibile. Ha trasmesso sicurezza e serenità alle compagne. In campo, con i suoi muri e la palla a scorrere, ha saputo piegare le velleità avversarie. Paola Paggi, forse è stata la più bella sorpresa del Biasia, è diventata una dei più interessanti centrali italiani. Sì, anche in prospettiva 1, questa Paggi è sicuramente un elemento a cui affidare la zona centrale della rete. Tanto nella serie finale dei playoff, Vicenza lo deve a lei. Daniela Gattelli, una diga invalicabile in difesa, una sicurezza in iniziazione, un pezzo fondamentale in attacco e poi tanta grinta e furbizia, in campo e fuori. Se si dedicherà solo al beach volley, la pallavolo indoor perderà una giocatrice di talento. Rispettiamo la scelta, ma con un grosso rimpianto. Buona fortuna, gatta. Ana Ivis Fernandez, capricciosa e forte come tutte le cubane, centrale della squadra caraibica, per il Biasia Volley Vicenza è diventata l'arma in più,
la ciliegina su una torta già appetitosa. Ana, in appena un mese e mezzo, ha saputo cambiare e imparare a fare la differenza, sopportandone il peso. Giorgia Mazzoli ha fatto tris, 3 Coppa Italia e 3 promozioni consecutive sono il suo bottino nelle ultime 3 stagioni. Dopo Napoli, Vicenza è stata forse una delle sue annate più entusiasmanti, anche se si è dovuta adattare al ruolo di primo cambio dei Martelli, ruolo che ha però rivestito al meglio. Marilisa Bano, anche per lei si potrà parlare di ulteriore crescita tecnica, che ben si sposa con una notevole propensione al sacrificio e al lavoro in palestra. Buona nel gioco al centro, la sua disponibilità a lavorare per il bene della squadra e la sua intelligenza ne hanno fatto un tassello indispensabile per l'inserimento delle compagne straniere. Le si deve anche questo. Barbara Lombardi, Nadia Parlato, Laura Xausa. Una stagione che ha portato tantissima esperienza a tutte e tre e che sicuramente per loro sarà dote fondamentale per il loro ulteriore processo di crescita. Quando sono state chiamate hanno sempre risposto al meglio, una sicurezza per tutti, in caso di necessità. Yolanda Elshoff, anche lei merita una citazione, è stata una stagione sfortunata per il fenicottero biondo, i 3 infortuni in una stagione le hanno piegato anche la volontà, auguri per il futuro, Yo. 12 tasselli incastrati da un compositore di puzzle unico, vincente, Atanas Malino. Al suo palmarès la promozione in A2 mancava e lui, a Vicenza, ha pensato bene di centrarla. Ha già vinto tutto, scudetti, coppe europee e coppe nazionali. A quali traguardi porterà Vicenza? Tutti se lo chiedono, ma si dovrà pazientare. Su via, il 27 settembre, via della stagione di A1, non è poi così lontano. Intanto resta il successo maturato giovedì sera, 28 maggio 1998, con un'impresa, la vittoria in gara 3 di finale playoff promozione sul difficile campo di Sesto Fiorentino contro la Rifle Oranfilter Sestese. Una partita che ha segnato una svolta nella storia di questa città. Vicenza è in A1 con il suo Biasi a Volley Vicenza, una società vincente. Riviviamo così quella partita per riservarle nel cuore un posto importante. Appassionati di grande volley, in questo caso volley femminile, una buona sera da Mauro Dalla Pozza, immagini che vengono realizzate all'interno del palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino in terra toscana, dove prende il via in questo momento gara 3 di finale per la conquista di un posto la prossima stagione nel massimo campionato nazionale di pallavolo femminile. Di fronte Rifle Oran Freezer Sesto Fiorentino, e adesso va il primo punto direttamente su battuta e Biagia Volley Vicenza. È la sesta volta che queste squadre si incontrano in questa stagione. Poi andremo a vedere un po' il curriculum di questi confronti, ma questa sera è proprio la volta decisiva, quella che assegna praticamente alla squadra vincente un posto al sole, un posto nel grande volley, quindi ci si gioca un intero campionato, mesi e mesi di dura fatica sul parquet di gioco, sia in partita che in allenamento, e soprattutto tanti sforzi economici da parte delle due società. Adesso pareggia i conti Anevis Fernandez, che inizia col buffo giusto questa partita 1-1. Dopo il primo punto della Sestese su battuta, il pareggio di Anevis Fernandez, la cubana chiamata a fare la differenza. Ocracciola, che adesso chiude. Fernandez aveva tentato la difesa ma non è riuscita, comunque le compagne non sono riuscite a finalizzare la prova offensiva. Adesso c'è in battuta la Sestese, alza dalla buona per Fernandez, è il secondo punto, 2-1. C'è un'invasione, 2-1, secondo punto per la Sestese. Ecco Simona Pogalesi, una livornese che ha vinto uno scudetto 95-96 con la Foppa Benetti Bergamo. Vigers, difesa della Sestese, attacco per Margarita Ocracciola, buca il campo, 3-1. Margarita Ocracciola la migliore in assoluto di queste due prime gare, l'inizio scoppiettante anche questa sera, 3-1 per la squadra di casa, che ha una russa davvero eccezionale, la Moscovita. Adesso risponde Fernandez, che comunque trova la difesa, attenzione ancora su Ocracciola,
fuori la conclusione questa volta della giocatrice dell'Est numero 17. Atalas Varinova schierato, Daniela Saporiti, Daniela Cattelli, Miriam Dalabona, Annelies Fernandez, Paola Paggi, Sandra Vigers. Vediamo Daniela Saporiti in battuta. Fogalesi alza per Preda. C'è il tocco della difesa vicentina. Vigers, il muro su Vigers. Annalisa Guerrini e Preda su attacco di Vigers. 3-1 rimane il punteggio. Agli ordini di Riccardo Martini invece abbiamo Simona Fogalesi, Annalisa Cadè, Annalisa Guerrini, Fabiana Mele, Sabrina Rocchi, Veronica Preda e Margherita Crociova. Cadè è in panchina al momento. Sandra Vigers. Ricezione così così, ma porta a cara Preda. Il muro vincente di Annelies Fernandez, 3-2, secondo punto per Vicenza. Gara che comincia all'insegna dell'equilibrio, come sono stati tutti gli scontri fra queste due squadre che stasera si affrontano. Fernandez, terzo punto, parità, ma c'era stato anche un fallo della squadra fiorentina. Arbitri i signori Bettoni di Modena, De Luca di Ferrara. Palazzetto che è non pieno, strapieno, stracolmo. Fernandez sulla difesa vicentina, Dalabona chiama ancora la cubana, palla Fernandez, buca la difesa, 4-3. 4-3, Sandra Vigers, inizio folgorante per la giocatrice di colore caraibica. Vigers, ricezione, Fogalesi fa attaccare Mele, il muro fuori di un soffio, riconquista palla la sestese, Annalisa Guerrini. Guerrini in battuta, Fernandez ricezione, Dalabona chiama Sandra Vigers, posizione centrale, c'è la difesa, Veronica Breda, Daniela Cattelli difende, Dalabona, grande invenzione di Miriam Dalabona. E grande gioia del pubblico vicentino che ha seguito davvero molto numeroso rispetto a gara 1 la squadra qui in questa terribile trasferta toscana. Sestese che ci prova per l'ennesima volta il salto in categoria ed è sempre andata male. Stasera vedremo. Adesso c'è Margherita Crociova che va a bucare la difesa vicentina, niente da fare per Daniela Saporiti, cambio palla sul 4-3 per il Biasiavolle Vicenza. Veronica Breda in battuta, brutta ricezione, quinto punto, quarto punto, scusate, la parità, ricezione che soffre, sempre sofferto in queste, anche nelle precedenti due gare, la battuta della sestese, la difesa della Biasia che deve registrarsi. Fuori adesso la battuta di Veronica Breda, out, quindi si va con Paola Paggi, capitana della Biasia, in battuta. Ricezione brutta ma si salva Okraciova. Paola Paggi ricezione, Vigers, Cattelli all'attacco ma non passa, Okraciova, Fogalesi, Breda, anzi Rocchi, il muro di Cattelli su Rocchi, 5-4, di nuovo vantaggio al Biasia che ha tutte le carte in regola per vincere questa partita, ha dimostrato di saper battere questa squadra e siamo proprio convinti che stasera farà il possibile, come è giusto che sia, anche perché non c'è più prova d'appello, adesso c'è il cambio palla, Rocchi si fa subito l'errore precedente. Fabiana Mele in battuta per Sestese. Cattelli, buona ricezione, Dalabona chiama Vigers, si salva la Sestese con Okraciova, attenzione, il muro su Okraciova funziona una volta, la seconda, anche Fernandez, brava in difesa, Paola Paggi, Cattelli, toccata palla, no, niente da fare, attacco out, attacco out, Cattelli deve stare tranquilla, 5 pari, quinto punto. Le ragazze sono ovviamente caricate in maniera enorme a livello agonistico. Fernandez, Dalabona, Saporiti,
palla fuori, 6-5 per la Sestese. Attacco out. C'è un continuo superarsi tra le due squadre. Incezione di Fernandez, Anelis, Saporiti, il muro, Ocracciola, 7-5. Mini break della Sestese, c'è il time out chiesto da Atlas Magno. Non appena la Rifle ha messo la testa volta avanti, Atlas Magno ha ovviamente chiamato minuto. Ritornano le due squadre sul parquet di gioco, sul rettangolo arancione del palasesto fiorentino, per questa travolgente finale del campionato di Serie 2, che mette in palio, come detto, un posto in Serie 1. Dalla Bona alza per Gattelli, Okracova, Breda, Paggi, riprova l'attacco Vicenza, ancora Gattelli, il muro fuori, cambio palla. Cambio palla, Dalla Bona in battuta. Ricezione, Fogalesi, Rocchi. Rocchi grintosissima, ha urlato in faccia a Daniele Gattelli la sua soddisfazione. Deve stare più tranquilla, è ammonizione, vedete, a Rocchi. Adesso si va in battuta proprio dal numero 13 della Sestese, un po' troppo nervosa. Paola Paggi, Vigers, sezione che così così, il muro, Fernandez, Paggi si salva ma recupera, Fogalesi per Okracciova, attenzione, il muro tiene, Fogalesi per Okracciova, ancora il muro, questa volta contiene per l'attacco di Vigers e trova un bel pallone Sandra Vigers, cambio palla, brava Sandra Vigers a trovare un punto del campo Sestese libero, sgombro d'avversario. Daniela Gattelli si salva, Okracciova, Dalla Bona alza, Saporiti per Vigers ed è il punto, 7-6. Daniela Gattelli, grande ace, 7 pari, nuova parità. Due squadre vanno avanti, si inseguono, si raggiungono appassionante davvero questo inizio, il fulmicotone di gara, e non poteva che essere del resto così. Ancora Gattelli fuori, ace per un soffio, Gattelli mette palla per un soffio in campo, 8-7, nuovo vantaggio per Vicenza e c'è il time out chiesto da Riccardo Martini, tecnico della Sestese. Ricordo, le due squadre sono arrivate a questo incontro dopo gara 1 vinta qui a Sesto Fiorentino per 3-1 dalla Rifle, quindi domenica scorsa la vittoria di Vicenza al tie break 3-2 al Palla Figurella, e quindi questa sera gara 3. In precedenza le squadre si erano incontrate già tre volte in campionato, all'andata vinse al Palla Figurella il Biasevolo Vicenza, vinse qui la Sestese la gara di ritorno e poi in febbraio la finalissima di Coppa Italia di 2, la vittoria per 3-0 del Biasevolo Vicenza sulla formazione toscana. Detto questo, andiamo per ordine a seguire la battuta di Daniela Gattelli, molto positiva. Gattelli, Vigers, anzi Fernandez, Paola Paggi, non resta altro che appoggiare palla, maniera blanda peraltro, Fogalesi chiama Okracciova, brava Dalla Bona in difesa, tira su tutto, Vigers fuori, cambio palla, peccato perché era stato salvato un ottimo pallone, poi ovviamente non ha saputo approfittare la squadra vicentina di questa opportunità. Simona Fogalesi sbaglia la battuta, nervose anche le ragazze toscane. Daniela Saporiti, eccezione con Okracciova, il muro su Okracciova, Fernandez, 9-7 più 2 Vicenza.
due lunghezze di vantaggio da difendere per chi attacca. Daniela Saporiti, Fogalesi alza però Kracova, butta giù palla, cambia palla e al servizio ci va Margarita Okracova, migliore, ricordo, realizzatrice del campionato della regular season. Sestetti che non hanno ancora avuto variazioni. Bisogna ricevere bene, dalla buona Paggi, Murata, ancora dalla buona, insiste su Paolo Paggi che va a cambiare il servizio. Ecco l'olandese Sandra Wiggers, prelevata quest'anno dalla Link Amstel Veen. Per un soffio la palla esce, out, quindi si va a cambio palla con Annalisa Guerrini. Cartelli di recensione dalla buona Paggi, caratteristica la sua conclusione, va a bersaglio, cambio palla. Annevis Fernandez si è battuta, Fogalesi, Rocchi, giù palla, inutile il tentativo di Sandra Wiggers. Veronica Breda alla battuta, comoda ricezione di Cattelli, dalla buona, chiama la numero 7, la Venata all'attacco, palla che esce, è l'ottavo punto, 9-8. Veronica Breda ci riprova. Saporiti, dalla buona, ancora Cattelli, non deve perdersi l'animo, va a chiudere bene questa volta, ha fatto bene, dalla buona a dare palla a Cattelli per riportarlo subito nel tono psicologico. Paola Paggi, Fogalesi, Mele, pallonetto, salva Rocchi, ancora Fogalesi, Mele, il muro, è il punto, no, sì è il punto, 10-8 per il Biasia. Batte Paola Paggi, ricezione, dai, così così, Rocchi, fuori. Undicesimo punto per il Biasia che matura il massimo vantaggio nel corso di questo primo set, 11-8. C'è il secondo time out richiesto da Riccardo Martini. Ricordo che le due squadre si sono qualificate per questa finale del campionato di Serie 2 battendo in semifinale rispettivamente il Biasia ha battuto la formazione del Cervi Castellanza in due partite e quindi il Rifle ora offrire Sertese ha sofferto un po' di più con la Iesi, è arrivata la terza partita quindi sul 2-1 e quindi è passata in finale a affrontare il Biasia. Un 18 il punteggio per il Biasia, quindi Paola Paggi in battuta. Fogalesi, alza però Kracova, Wiggers, cambio palla. Fabiana Mele in battuta, numero 9. Wiggers, anzi Fernandez, scusate, dalla buona, Cattelli, attenzione, no. Pallonetto che non ha niente da fare. Okracova il punto, 11-9. Quando attacca Okracova davvero sono dolori. Mele, Fernandez, dalla buona, Wiggers, sbaglia, 11-10. Qualche incertezza, c'è il secondo time out chiesto da Atanas Marinov che anche questa volta ha risposto a Riccardo Martini. Si beccano le due tifoserie, ma è certamente bello questo.
e tornano le due squadre a vedersi negli occhi. Ricordo gli arbitri della serata sono i signori Bettoni di Modena e De Luca di Ferrara. 10 punti per chi batte, in questo caso Fabella Mena si stese a 11 lunghezze, invece quelle maturate fino adesso dalla Biasi, che deve assolutamente cambiare palla. Gattelli ce la fa, aveva 3 lunghezze di vantaggio massimo ottenuto durante questo primo set. Il Biasi si è fatto rimontare 2 punti, ma c'è Miran Dalabona in possesso di palla. Fogalesi, Rocchi, attenzione, e la palla esce, riesce il gioco a Sabrina Rocchi, questo rimpallo anche un po' fortunato ma voluto. Ecco Sabrina Rocchi in battuta, cerca il pareggio la formazione toscana. Dalla Bona, bisogna cambiare subito. Vigers, grande legnata di Vigers che va a stendere Sabrina Rocchi. Rimane 11-10 il punteggio. Gattelli, poi Fogalesi per Caracciola. Fuori, 12esimo punto. Attacco out di Margarita Okraciova, consegna il 12esimo punto al Biasia. Gattelli, morbida la sua battuta, buona ricezione Fogalesi, Okraciova e il muro, Daniela Saporiti, 13-10 per il Biasia. Finale il primo set con il Biasia in vantaggio. Daniela Gattelli in battuta, c'è la sostituzione, Annalisa Cadè sostituisce il suo cambio naturale, vale a dire Veronica Breda. Annalisa Cadè, giocatrice grintosissima, vediamo questo attacco, attenzione Paggi, Vicenza può maturare il 14esimo punto. Fernandez ha attaccato male, ma è stata anche appoggiata male la palla. Okraciova, attenzione, Dalabona, Paggi, Vigers, fuori, vedete, cambio palla. Quando c'è l'occasione di chiudere, Vicenza spesso riesce a complicarsi la vita, ma comunque nulla di grave. 13-10, bisogna dire, bisogna cambiare palla subito. Fernandez, grande pallone di Ana Ivis Fernandez. La palla con Daniela Saporiti. Dani Saporiti in battuta, ricezione Fogalesi. Il muro contiene Vigers, Dalabona. Vediamo ancora Anibis, 14-10. Set ball per il Biasia Volley Vicenza. Adesso con la numero 14 Silvia Raghianti esce Annalisa Guerrini, un po' sottotono rispetto alle precedenti due partite. Daniela Saporiti, Fogalesi, alza però Craciova, il muro, Vigers, Gattelli e Dalabona, c'è un'infrazione. Dalabona ha palleggiato in maniera non naturale, quindi ha annullato il primo set ball. Craccio va al servizio, Gattelli, Dalabona, pallone fuori, attacco out di Anevis, 14-11, la maledizione del 14esimo punto. 14esimo punto, Vicenza deve subito cambiare palla. Paggi, Fernandez, grande legnata, nuovo set ball. Ha sbagliato pochissimo la caraibica in questo primo set e si è visto, perché in Vicenza il Biasia è in vantaggio meritatamente. Sandra Vigers, attenzione, è il set vinto 15-11. Si vince il primo set Vicenza, e noi ci sentiamo fra poco per commentare il secondo set di questa finale che vale un posto per la Serie 1.
Ecco le immagini, torniamo al palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino. Primo set che è stato vinto dal Biasevole Vicenza 15-11 sulla Ripley Oran Frieser Sesto Fiorentino in questa gara 3 di finale per la conquista di un posto nel massimo campionato nazionale di Serie 1. E intanto c'è il primo punto opera della Sestese, che aveva iniziato bene anche il primo set, ma poi ha dovuto fare i conti con una Biasia assolutamente motivato rispetto ad altre, più che motivato, assolutamente più convinto di altre esibizioni. E speriamo che nella serata decisiva della stagione il Biasia non tradisca le attese di tanti vicentini che hanno raggiunto questo piccolo impianto in terra toscana. Dalla Bona salva il pallone, Saporiti, Fernandez fuori, no, pretendeva palla toccata, in effetti è fuori, cambio palla, rimane il punteggio sull'1-0 in favore della Rifle. Sabrina Rocchi, primo set che si è disputato in 22 minuti, Fernandez, no, niente da fare, può attaccare la Sestese, Okracova, secondo punto. Bisogna mantenere la massima tranquillità e concentrazione. Sestese in battuta, distrazione di Gattelli, dalla Bona, grande legnata di Anevis, stasera incontenibile dall'alto della sua grande statura, non in senso di centimetri ma nel senso di statura tecnica. 2-0, Daniela Saporiti in battuta, sbaglia Simona Pogalesi. Iniziazione di Saporiti, dalla Bona, ancora insiste su Anevis. È il terzo punto, palla che a nostro avviso invece era stata toccata. Vabbè, fatto sta che è 3-0 per la Sestese. Vicenza non deve assolutamente mollare, e c'è un'incertezza della Sestese che consente questo cambio palla a favore della Biasevole Vicenza. Vigars a pelo, quindi Okracova, il muro, Paola Paggi, è il punto, 3-1. 3-1, primo punto, Sandra Vigars può andare al servizio. Il muro vicentino si è fatto vedere prepotente nel primo set. Adesso c'è un'incertezza che vede questo pallone di Cadè, l'incertezza è anche vicentina, che regala una palla. Vigars e Gattelli si spiegano, davvero peccato perché poteva essere ricostruita la azione per Vicenza. Saporiti, dalla Bona, Paggi, si salva la Sestese, attenzione che arriva Mele, muro fuori, 4-1. La battuta in favore della Sestese, il vantaggio in questo primo frangente, 5-1, altra incomprensione. Occorre il tie break, o meglio il time out, l'ho chiamata la Svalinov, 5-1, il punteggio ancora rimediabilissimo, ma ovviamente Vicenza che non deve più consentire nulla alle avversarie se vuole rimanere in partita in questo set. Giusto il tempo di rifiatare, che gli arbitri, che ricordo sono i signori Bettoni di Modena, De Luca di Ferrara, richiamano le due squadre a contendere. Vediamo questa battuta di Okracova, brutta ricezione, ma Fernandez va a chiudere positivissima, a parte un paio di palloni che errati, ma quelli ci stanno. Anevis Fernandez, grande primo set il suo. Ecco Anevis,
nella battuta. Situazione, Fogalesi cade, giù palla. Ci prova Annalisa Guerrini e la battuta. Fuori, direttamente fuori. Fernandez richiama l'attenzione dell'arbitro. Non abbiamo capito per che motivo, ma ho visto spesso parlare col direttore di gara. Uno di due direttori, c'è l'Eis di Paola Paggi, altra di compressione questa volta di sponda toscana. Regala il secondo punto al Biasi, a Vole Vicenza. Fogalesi alza il muro, Gattelli, Saporiti, terzo punto Biasia che recupera qualche punticino. Paola Paggi, situazione così così, attacca la Sestese ma lo fa in maniera fortunosa con Sabrina Rocchi, si dispera a Paola Paggi. Rocchi ha preso palla sul filo della rete. Annalisa Cadè. Fernandez, dalla buona, Gattelli, tocca la difesa, non passa Gattelli come l'altra volta, Ocracova. E il muro di Gattelli Saporiti. Vedete, il muro può fare la differenza. Biasi ha un'arma vincente nel muro, lo sappiamo. Quindi stasera deve farlo fruttare al massimo, 5-3. Biasi che deve recuperare due lunghezze, dalla buona. Fogalesi, Paola Paggi salva, dalla buona alza per Gattelli e trova il quarto punto, la gatta Ravennate che passa. Dalla buona in battuta, brutta ricezione, Ocracciola è dietro, lascia palla a Fabiana Mele che va a buon fine. Fabiana Mele. Cinque per chi attacca, 4 per chi si difende. Brava Fernandez in ricezione, dalla buona. Gattelli sulla finta di Saporiti, cambia palla. Vicenza che gioca sicuramente meglio delle precedenti due gare. Sestese più contratta, più nervosa. Ovviamente anche per la rifle non c'è prova d'appello questa volta. Attenzione, palla che finisce fuori, regala il quinto punto a Vicenza. 5 pari, completata la rimonta dal 5-1 al 5-5. Gattelli, Fogalesi, Rocchi, Paggi salva un bel pallone. La della buona può solo che attaccare in questa maniera, cioè regalando palla. Rocchi, il muro su Rocchi. Cadè, attenzione, Ocracciova. Buona difesa di Gattelli, dalla buona su Anevis o Animal. Ed è punto di Ana Iris Fernandez, sesto punto per il Biasia. C'è un cambio nel file della formazione di casa, Lidia Raffin con il numero 4 va a sostituire Annalisa Guerrini, sicuramente al di sotto delle aspettative. Gattelli, ace, 7-5. E c'è il minuto chiesto da Riccardo Martini. Si alza l'entusiasmo del pubblico vicentino che ora davvero sembra giochi in casa. Bella questa sensazione, ma soprattutto la risposta del gruppo vicentino che ha seguito nell'ambito del possibile la propria squadra del cuore. Lo vediamo adesso inquadrato. Ritorno alle squadre in campo, dicevo, piccolissimo impianto questo, poco più di 500 persone e un centinaio forse di più viene da Vicenza, di più non ne sono potuti entrare, le richieste dei biglietti era davvero superiore rispetto a quanto si pensava. Gattelli adesso
non ce la fa, malgrado la buona volontà, a contenere palla, a salvare questo pallone. Si asciuga il campo di gioco. Sabrina Rocchi in battuta, numero 13. Gattelli dalla Bona, Vigers, il muro fuori, fortunatamente per Vicenza, muro fuori. Daniela Saporiti, veterana della formazione di Vicentina. Buona battuta, Fogalesi alza per Okracova, buca il terreno Okracova. Era una grandissima giocatrice, meriterebbe anche lei la Serie 1. Ovviamente auguriamo che lo faccia, ma non con la Sestese, perché al prossimo sia in Serie 1, ma no, con la formazione toscana. Paggi mette giù palla bene, si tuffa Fogalesi, niente da fare. Frastuono assordante del pubblico. Vigers di un soffio fuori, quindi si torna a cambiare palla, quindi in battuta Margarita Okracova. Brava Saporiti dalla Bona, anzi questo attacco così così di Fernandez su Paggi, e c'è il punto, sesto punto per Fabiana Mele. Si è impostato male l'attacco e queste sono le conseguenze. Niente paura, sempre un punto di vantaggio per la squadra vicentina ospite. Paggi, brava, le veloci Paggi. Anevis in battuta, la giocatrice caraibica. Yasia che vediamo piuttosto tranquillo, c'è il punto, direttamente no, lo salva. La palla ci sembrava caduta, niente da fare. Gattelli si salva ancora, la formazione toscana che adesso con Okracova si becca il muro. Paola Paggi, grandissima. Ottavo punto. Adesso ha dato due palle incredibili la Sestese. Grande il muro. Vicentino, 8-6. Fogalesi alza per Mele. Il muro stoppa. Vigers dalla Bona. Paggi, 6. Che si va. 9-6. Biasia davvero stellare in queste fasi di gioco. Time out chiesto da Riccardo Martini. Mi consente di ripiattare un attimino. È chiaro che il fattore campo può anche favorire la squadra sestese, ma gli aspetti psicologici paiono essere ribaltati, sembrano molto più timorose le giocatrici di casa, molto più frenate dalla tensione che non il Biasia, che dopo la vittoria soffertissima domenica scorsa ha capito qualcosa forse, e quindi si è fino adesso sbloccato. Speriamo che questo momento continui. Fogalesi cerca questo attacco, c'è il muro, Fogalesi cerca Fabiana Mele adesso, il muro fuori. Cambio palla sul 9-6 per Vicenza in questo secondo set, sul sesto fiorentino. Livia Raffin al servizio, è una giocatrice friulana di Pordenone. Saporiti dalla Bona, Paggi, ottima in attacco Paola Paggi. Eccola qui la capitana bianco-rossonera alla battuta, al servizio. Rientra Annalisa Guerrini. No, non si può, non si può. Gli arbitri non consentono il cambio. Bisogna aspettare questa azione, evidentemente. Paola Paggi. Ace 10-6. Davvero tensione nelle fila toscane. La baldanza in gara 1 e soprattutto in gara 2 poi a Vicenza hanno fatto tremare fino al midollo le ragazze di Marino. Nella baldanza di quelle situazioni al
momento del pass qui in casa. Brutta ricezione, Saporiti, 11-6, prende largo Vicenza, 5 lunghezze di vantaggio. Paola Paggi, Fogalesi, Rocchi, il muro, Mele, Maucraccio può attaccare male, Vigers, dalla Bona, bisogna insistere, Gattelli, 12esimo punto. Più 6 adesso per il Biasia Volley di Vicenza. Brutta ricezione, Mele, Vigers, Gattelli, si salva Saporiti, applausi del pubblico. Ripropone l'attacco adesso la formazione di casa, ma Gattelli insiste. Ed è il 13esimo punto, 13-6. È saltato tutto in casa a Sestese, almeno in questo frangente. Biasia caricatissimo, il turbo innestato alla grande. Ed è un'altra ricezione assolutamente difficoltosa, brava dalla Bona. E c'è il cambio palla, c'è stato un tocco a rete, invasione. Poteva essere il 14esimo punto, non è così. Secondo i signori Bettori e De Luca che dirigono la partita, adesso Veronica Breda con il 15 e Cristina Zipoli. Vedete quanti cambi per trovare il giusto assetto da parte Riccardo Martini, poverino, non vorremmo essere i suoi panni in questo momento. Sta tentando di tutto per ribaltare la situazione, Vicenza deve insistere. Si salva Vigers, Gattelli, niente, 13-7, poco male, ma Vicenza ha tenuto la striscia positiva, peccato. Comunque siamo a due passi dalla conquista del secondo set, ma lo eravamo anche in gara 1, addirittura 14-8, poi Biasia si è fatto in quell'occasione a remontare, ma indubbiamente questo è un altro Biasia, piovono fischi dalle tribune, dalla Bona, Gattelli, ottavo punto, 13-8. Bravo Atanas Maglio, va a chiamare time out perché era una situazione complicata e si sta venendo a creare. 13-8 per Bianco Rossonere sulle padrone di casa, che comunque non mollano assolutamente, hanno un grande carattere le ragazze allenate da Riccardo Martini. E questo time out serve al tecnico berico bulgaro per riordinare la situazione. Tifoserie assolutamente accese nel senso buono della parola, perché ovviamente c'è in palio un grande traguardo. Bene le coreografie da entrambe le parti, un grande spettacolo di sport questa sera qui a Sesto Fiorentino. Dalla Bona, Paggi attacca male, qualcosa si è rotto invece il meccanismo vicentino, che adesso mura Okraciova, ma Mele deve dare palla dietro. Paggi deve assolutamente cambiare pallone, se riesce Daniela Gattelli a cambiare il servizio. Ennesima strusciata al terreno di gioco. Dalla Bona non deve sbagliare battuta, è importantissimo. Ricezione così così, vediamo l'attacco, buona difesa della Bona. Anevis Fernandez, Biggers, fuori, palla fuori, sicuramente fuori, out l'attacco, 13-8. 5 lunghezze sono tante comunque di vantaggio, Vicenza può gestirle, non deve assolutamente però perdere la testa. Fernandez, dalla Bona, Saporiti, palloletto smorzato che va a cadere bene bene in campo. Daniela Gattelli al servizio. Gattelli, Guerrini, il muro fuori,
Nuovo cambio palla su attacco di Rocchi. Ecco Sabrina Rocchi. Di Cecina, Toscana. Brava Saporiti, brava anche Vigars a dare la finta. C'è questa conclusione vincente della giocatrice iberica. E si va con Dari Saporiti in battuta. Buona. Fogalesi, Okracova. Giù palla. Passa la giocatrice russa. Moscovita, il suo primo campionato in Italia. Lo scorso anno era in Francia al Cannes. Martelli, buona ricezione, brave ragazze. Fernandez, il muro questa volta su Anevis. Paola Faggi palleggia male, 13-9, tre lunghezze recuperate dalla formazione di casa, che torna a sperare nella rivolta. Vicenza deve chiudere il secondo set, perché solo così metterebbe paura. Out la conclusione di Fernandez, 13-10. Proteste, deve stare tranquilla. Ululato del pubblico nei confronti di Anevis e Fernandez. Saporiti, dalla buona. Faggi, 13-10. Adesso Vicenza deve assolutamente fare punto. Sandra Vigers, la bionda di Amstelveen. Okracova, il pallonetto, costretto a fallo per il muro. Fernandez, Gattelli, e c'è il punto. Questa volta c'è il punto di Miriam Dallabona. Regalo da una parte e dall'altra degli arbitri. Set ball in favore del Biasia. Prima opportunità di chiudere il set, Sandra Vigers. Maglia. Viene da sorridere. Può adesso attaccare Margarita Okracova. Buona ricezione di Saporiti. Fernandez, il muro su Anevis, 14-11. Pare aver trovato le misure sulla cubana in questi ultimissimi frangenti di gioco. La difesa al muro si è estesa, adesso esce Sandra Vigers, entra Gio Mazzoli, numero 14. Rita, con la chiamano qui, Okracova, al servizio. Bagatelli, Dallabona, Fernandez, il muro. Brava Miriam Dallabona, bravissima, straordinaria la sua conclusione reattiva. 14-11, seconda opportunità per chiudere il secondo set a favore del Biasia. Anevis Fernandez in battuta ultimamente, ed è il set 15-11 e si va sul 2-0. Signori miei, non diciamo nulla, ma il Biasia stasera almeno c'è e sta vincendo 2-0 questa partita. Ci stiamo tra poco per il commento del terzo set. Amici del volley, amici TV Vicenza, amici della pallavolo femminile, torniamo con le immagini sul terreno di gioco del palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino. Sta per iniziare il terzo set di gara 3 di finale playoff promozione per la Serie 1 tra Biasia Volley Vicenza, formazione ospite, e la sestese Rifle Oran Freezer. Okracova, il primo pallone va alla squadra di casa, che aveva sempre iniziato bene primo e secondo set, ma poi ha subito la rimonta veemente delle nostre ragazze, magnifiche stasera finora. Dallabona, il muro, 1-0, ha tentato la veloce
Saporiti è il primo punto per la Rifle Oran Fraser, che deve assolutamente vincere questo set, altrimenti consegna la Serie 1 in mano alla formazione di casa. È ospite, scusate. Adesso c'è il cambio palla, il muro su Biggers è andato out. Daniela Gattelli, speriamo non subentri nelle nostre ragazze la paura di vincere, proprio nel più bello. Ocracova tocca a Paola Paggi, palla che torna in mano alla Rifle di Riccardo Martino. Battuta Paggi, attenzione, giochiamo con cervello. Fernandez fuori, secondo punto, era nettamente fuori la palla. Fernandez ha l'unico appunto, ha sbagliato alcuni palloni in conclusione, ma è stata monumentale. Adesso il muro out sul suo attacco, come vedete ha rimediato subito. 2-0 in favore della Rifle in questo terzo set. Sestese che deve essere domata assolutamente, perché se no solo guai. Paggi, il muro, Fogalesi, giù palla, molto brava in questa occasione Annalisa Cadè, mette giù un ottimo pallone. Punteggio che rimane sempre fermo sul 2-0 per chi batte. Brava Gattelli in sezione, dalla buona Paggi non ce la fa recuperare Margarita Okracova. Allora Fogalesi alza questo pallone, brava Gattelli in difesa. Fernandez può dare il primo punto? No, riesce a salvarsi la squadra toscana che può ripropone con Mele. Ancora Fernandez in vela, attenzione, e il cambio palla. Gattelli è frenata a terra, non ha quindi potuto consentire la giusta manovra d'attacco. Biase che si è quantomeno garantito il tie break. Cadè, Gattelli, Saporiti, forte ragazze, non bisogna mollare. Rocchi, Biggers, ottimo in difesa. Fernandez, giù palla, la cubana raccoglie un pallone mostruoso e consente il cambio palla. Si continua ad asciugare il terreno di gioco, il sudore di queste ragazze che stanno dando l'anima in campo, anche il cuore. Anevis, Guerrini, Fogalesi, Rocchi tocca Fernandez, peccato, palla che finisce fuori, quindi 2-0 rimane il punteggio. C'è il cambio palla con Annalisa Cadè. Brava Saporiti in ricezione, dalla buona Paggi, il muro, 3-0. Sempre inizi travolgenti della Sestese, poi ritorno di fiamma delle vicentine. Speriamo che questo set sia la fotocopia di quelli precedenti. Saporiti, dalla buona, pallonetto, bravissima Miriam. Paola Paggi in battuta, non bisogna lasciar decollare le bianconere di casa. Paola Paggi, ace, 3-1. Ogni punto ci avvicina alla Serie 1. 3-1 il punteggio, accorcia le distanze, per usare un eufemismo sportivo calcistico. Il Biasia, vincitore stasera è stata la pecca della squadra di casa. Fernandez non si costruisce bene, dalla buona Fogalesi, cerca Okracova, il pallonetto è di Biggers. Gattelli, no, morbida la sua conclusione. Mele, il muro, insiste Fogalesi su Rocchi e c'è il cambio palla, 3-1.
pensate, il sogno del Biasia a 14 punti di distanza dalla Bona Biggers. Grandissima resa a se stese, si ripropone l'attacco vicentino dalla Bona. Cattelli fuori, toccata palla. Francamente non possiamo dire niente, perché siamo fra l'altro in una postazione abbastanza di fortuna, quindi abbiamo un palo proprio all'altezza degli occhi che ci fa vedere, a volte sì, a volte no, dove finiscono i palloni. Okraciova, il muro di Biggers che urla in faccia a Rita Okraciova, la sua gioia, 3-2, una lunghezza di vantaggio solamente per il Biasia da recuperare. Fogalesi, dalla Bona, Biggers, Gattelli, tre pari, meno 12 alla Serie 1 per il Biasia, meno 12 alla Speranza per la Sestese. Okraciova, Fogalesi, chiama Okraciova, attenzione al turbo, giù palla, Margarita. L'impressione che stasera sia l'unica Margarita Okraciova a essere all'altezza delle precedenti gare. Fuori la palla, sbaglia Rocchi la battuta. Daniela Gattelli, Fogalesi, giù palla, passa Annalisa Guerrini. Simona Fogalesi, Gattelli buona in difesa, in ricezione vuole. Fernandez scalda le mani alla coppia che aveva tentato il muro da se stese. Saporiti, fuori, nettamente fuori. Regala il pallone alla se stese, con questa battuta sbagliati. Sbagliata, adesso Okraciova va in servizio. Brava Gattelli, Cuccia è fuori, il muro out su Anavis Fernandez, vorrei vedere lo score. Strepitoso questa sera per lei. Sezione ora su Mele, il muro, si ostacolano Guerini e compagnia bella, ma il muro vicentino è out, quindi riconquista la palla sul 3-3 la squadra di casa. Guerrini in battuta dalla Bonas, alza per Fernandez, ancora passa la giocatrice caraibica che stasera è l'ultima apparizione con la maglia bianco-rossonera, poi raggiungerà la nazionale cubana. E solo in caso il Biasia approdi in Serie 1 ci sarà speranza di rivederla dalle nostre parti, altrimenti sarà un sogno impossibile, ovviamente economicamente parlando. Adesso si asciuga il Taraflex, chiamiamo così, di gioco. Anivis, sezione buona, Fogalesi, il muro fuori sull'attacco di Annalisa Cadè. L'importante è restare lì a filo al risultato, non a far decollare la squadra di casa che, ecco, l'acqua alla gola, aveva forse toccato la fettuccia. Palla adesso Okraciova, Fogalesi, Rocchi, 4-3, quarto punto per la Sestese. Vicenza che si è quantomeno garantita il tie break, ma sappiamo che il tie break è una lotteria. Paggi, la palla su Annalisa Guerrini, niente da fare, quindi si va al cambio palla subito. Paola Paggi. Fogalesi, Rocchi, brava Fernandez con le sue lunghe leve. Gattelli,
riesce a salvarsi la Sestese. Mele, ed è Fabiana Mele murata dalla coppia Dalla Bona Saporiti, 4 pari, siamo a meno 11 dalla storia. Brutta ricezione, può attaccare Okraciova, attenzione, Vigers, Dalla Bona, Saporiti, quinto punto, meno 10. 5 punti per il Biasi a Valle Vicenza, 4 per la Rifle, ora finisce a Sestese in questo terzo e forse decisivo set per la finale del campionato di Serie A2 femminile. Okraciova, Vigers, brava, Dalla Bona, Gattelli, non riesce a passare. Brutta la conclusione, Ale che si va, sesto punto. E c'è il time out chiesto a Riccardo Martini, che non sa più che pesce pigliare. Un Martini che rischia di vedere svaniti tanti sogni, una gara che quasi certamente pensava di fare sua, ma che adesso si è incamminata nel binario davvero peggiore per lui. Sotto i 2-7 la Sestese deve diventare anche in questo terzo parziale, 2 lunghezze, 6-4. Una sinfonia che è durata all'inizio di 3-7, stesso copione, avanti per 3-0 la Rifle, poi rimonta Vicentina e nei primi due chiusura netta per il Biasia. Nel terzo staremo a vedere, non sento nemmeno quello che dico dal frastuono che c'è intorno a noi. Paola Paggi non deve sbagliare, brava, fuori, c'è il settimo punto in ricezione. La crisi della Sestese, che invece aveva basato le sue due vittorie, anzi la sua vittoria in gara 1 proprio su questo fondamentale, battuta e ricezione. Vicenza la sta ripagando con la stessa moneta. Rocchi, Vigers, stavolta passa Rocchi, 3 lunghezze vantaggio per il Biasia. Adesso c'è la coppia arbitrale che va a consultarsi, non so cosa francamente sia successo. C'è stato il tocco a rete e la battuta viene comunque affidata a Fabiana Mele. Tutto sommato è buona fino adesso la direzione dei due arbitri, che ricordo sono i signori Bettoni di Modena e De Luca di Ferrara. Fernandez, Dalla Bona, alza per Gattelli, dentro il pallone di Dani Gatta Gattelli, cambio palla, 7-4 per Vicenza sulla Sestese in questo terzo set. Fogalesi alza per Margherita Okraciova, brava Gattelli, tira su impossibile, attenzione, e c'è questo pallone che è messo in difficoltà. Martini protesta forse per un palleggio non autentico da parte di Vicentina, ma francamente in questa occasione non abbiamo visto niente. 8-4, 4 lunghezze di vantaggio. Adesso cominciano a piovere pezzettini di carta, nulla di grave, comunque tutto bene qui. 8-4 per Vicenza, 4 lunghezze e siamo a 7 punti dalla storia. Partita che si interrompe per vibrate proteste. Si gioca una bolgia infernale, come detto, Dalla Bona, Fogalesi, Rocchi, giù palla. Sabria Rocchi al cambio palla al servizio, la toscana. Fernandez precisissima la ricezione, Vigers, il muro, Saporiti alza per Dalla Bona, poi per ancora Vigers, recupera palla molto bene la Sestese, Okraciova, pallonetto, niente da fare, niente da fare,
non riesce Okracio a chiudere e c'è subito il cambio del servizio. Era sembrata più squadra le precedenti due partite la formazione toscana, questa sera c'è una sola squadra in campo fino adesso ed è proprio la nostra. C'è il muro, Gattelli dalla Bona, Anevis deve chiudere il muro invece a buon fine. Okracova passa Margarita, Okracova no, c'è l'invasione, nono punto, attenzione, nono punto per Vicenza, 9-4. Sfogalesi per Okracova, il muro fuori stavolta, muro out, si batte come una tigre ferita Anarita, Margarita Okracova, ma ci sembra l'unica con idee chiare nella sua squadra stasera, attanagliata forse dalla responsabilità di dover vincere a tutti i costi in casa davanti al proprio pubblico. Gattelli, dalla Bona, Anevis, grande conclusione della Caraibica. Grande, grande, grandissima finale, grande spettacolo tra due squadre che meritano entrambe la Serie 1, ma purtroppo la dura legge dello sport prevede che sia solo una, la squadra che approda nella massima serie. Okracio ancora, fuori, nettamente fuori, decimo punto, 5 punti alla Serie A, alla storia. C'è il time out chiesto da Riccardo Martini per mettere a punto la propria formazione che è sbandata sotto i colpi di un Biasia fino adesso è terribile in senso positivo. Scusate la pausa ma ho dovuto ricaricare le batterie. Un campionato intero da commentare, credetemi, non è facile. Vanno via continui contenitori d'ossigeno, ma per questa pallavolo ben venga, soprattutto per questo Biasia. Saporiti, ricezione, Okracova può attaccare Vicenza bene, Paola Paggi si salva con Okracova, Gattelli, ragazze calme, tranquille, Fernandez fuori, questa volta è fuori palla, si è sprecato la grotta occasione ma concitata azione. Margarita Okracova, 6 lunghezze di vantaggio, sono tantissime anche moralmente. Okracova, Fernandez dalla Bona, Vigers giù palla dalle retrovie, la seconda linea attacca Sandra Vigers, immensa, una stagione in continua escalation per l'olandese. Rocchi per Fogalesi, Mele cambia palla, Breda, 10-4 ancora il punteggio, Vicenza che ha 5 punti dalla Serie A. Saporiti dalla Bona, Paggi smanaccia palla e fortunatamente per Vicenza non si capisce la squadra toscana e quindi c'è il pallone in battuta per Anaivis Fernandez. Fogalesi fuori, undicesimo punto, 11-4, out la conclusione, 4 punti alla Serie 1 per il Biasia, ma non ci facciamo illusioni, fino a che non si arriva alla vittoria non si è vinto mai. Brava Sabrina Rocchi, 11-4, cambia palla. Veronica Breda, Telli dalla Bona appunto, 11-5, attenzione, quinto punto per la Sestese. Vicenza deve innestare il turbo ancora, deve finire agonisticamente la squadra di casa, non deve far resuscitare questo
questa formazione che è in coma. Vigers si salva, Paggi, meglio così, Fogalesi, Rocchi, punto, 11-6. Recupera due lunghezze la squadra di casa. E bravo Atanas Marinov a chiedere minuto, o meglio time out. Sarà interessante poi conoscere gli score delle giocatrici per vedere l'andamento delle grandi protagoniste di questa finale. Si torna a soffrire in campo. Coronari arrosto per i tifosi convenuti qui al palazzetto di Sesto Fiorentino. Fernandez forse la palla da fuori, non si sa, dalla buona. Paola Paggi riconquista il diritto di battuta. Paola Paggi in battuta. Iniziazione così così da lontano, Kracova, il pallonetto, nessuno va ad adeguare, tutti si aspettavano la bomba, o Kracova invece ha sorpreso la difesa vicentina. 11-6, 5 lunghezze da conservare gelosamente. Gattelli buona per Dalla Bona, chiama Gattelli, muro fuori, nuovo cambio palla. Miriam Dalla Bona. Fogalesi può comodamente alzare per Okracova. Grande mazzata di Okracova, una legnata incredibile che non si può, è incontenibile. Sabri Rocchi, c'è un cambio. Esce Annalisa Guerrini, entra Silvia Raghianti. Fernandez, favoriti, Vigers. E passa Sandra Vigers. Nuovo cambio palla, si asciugherà ovviamente il terreno di gioco. Ruzzolone a tre. Allora, Daniela Gattelli è pronta al servizio. Fogalesi, Okracova, e passa la giocatrice russa. Fiammata d'orgoglio della formazione di Sesto Fiorentino, 4 punti alla vittoria, ma 5 di vantaggio. Simone Fogalesi si aggrappa alla speranza, la sestese ha già dimostrato di essere in grado di così riuscire a operare delle clamorose rimonte. Biggers, giù palla, Biggers riconquista il servizio per il Biasevolo Vicenza, in battuta Dani Saporiti. Daniela Saporiti, Fogalesi, Okracova, e il muro di Ana Ivis Fernandez, 12-6. 12-6 il punteggio per il Biasevolo Vicenza, 4 lunghezze, anzi 3, scusate, alla storia per questa società. Fogalesi, il muro fuori, muro out adesso di Fernandez. Paggi sull'attacco, cambio palla. Margherita Okracova. Saporiti, perfetta, Dalla Bona, Fernandez. Il pallonetto è in un primo tempo capito da Simona Fogalesi, poi le compagne non rispondono.
all'input della giocatrice numero 2 e quindi cambio palla, 12-6, Vicenza ha possibilità di andare al 13 forse. Fogalesi attacca per Preda e c'è il muro di Paola Paggi, 13-6. Due lunghezze ancora di sforzo, tutta una stagione in due punti. Adesso passa, si salva. No, niente, il tocco in più ovviamente, ci sembrava troppo bello. Breve pausa sul punteggio di 13-6. Anevis Fernandez in battuta, c'è un cambio nelle file sestese, esce Guarini. Esce, scusate, con il numero 14 Ragghianti, entra Annalisa Guarini, cambio della disperazione, punta ricezione, adesso passa Sabrina Rocchi, 13-6, due punti separano Vicenza dalla grande volley della Serie 1. Veronica Breda, l'importante è ricevere bene e stare calme. Saporiti, dalla Bona, Paggi. Grande pallone, fatte le cose a puntino. Paola Paggi. Ricezione Fogalesi. Chiamo Cracciova. Brava Fernandez, Vigers. No, Gattelli sbaglia. Quando si mette a fare quelle cose lì, Gattelli sbaglia, forza troppo. Abbiamo capito la generosità, la voglia di vittoria, ma vabbè, comunque ci sta. Perdoniamo tutto fino adesso a queste ragazze. 13-6. Distanzione Anna Ibis. Dalla Bona. E c'è il punto, 13-7. Ricezione che è stata molto ben capita. Settimo punto. C'è Fabiana Mele in battuta. Fernandez. Paggi, Gattelli, fuori, 13-8, bisogna giocare più tranquille. Fabiana Mele sale altissimo adesso l'urlo della tifoseria sestese. Gattelli, Vigers, dalla Bona, Gattelli, la difesa, attenzione Okracova, Vigers, bisogna cambiare palla. Chiamata Vigers, il muro, Sandra Vigers, dalla Bona, recupera la sestesa, attenzione Vigers, è stata la sestesa ad attaccare, entra a fare, Vigers, Gattelli, ancora la difesa, è entusiasmante, sbaglia, ed è Sabrina Rocchi, 13-9, incredibile, grande pallone di intelligenza, d'astuzia. Un'azione lunghissima da infarto e c'è il time out chiesto da Atanas Marinov. Bella partita, dicono tutti, ma ovviamente 4 lunghezze di vantaggio per il Biasa Valle Vicenza, che speriamo non si paralizzi come in altre occasioni. Due punti, pensate, manca un'inezia alla soddisfazione più grande che si possa avere nel mondo dello sport, per chi ovviamente non ha mai conosciuto la Serie 1, andarci. Fabiana Mera al servizio. Anevis, dalla Bona, Gattelli. Decimo punto. 13-10. Vedete, mai cantare vittoria, assolutamente mai. Paggi, dalla Bona, Gattelli, 13-11. Rivolta della sestese, del cuore, veramente. Adesso non si capisce più niente in questo impianto.
Fabiana Vele? Tredici a 11 il punteggio, due sole lunghezze separano le due squadre. Pensate, si era sul 13-7. La battuta, Fernandez, Dalla Bona, Vigers, giù palla, servizio, Miriam Dalla Bona. Bona, la Fogalesi, e il muro passa Sabrina Rocchi, muro inutile, cambia ancora palla, il servizio alla Maidoma, Sabrina Fogalesi. Paola Paggi, Dalla Bona, chiama Vigers, 13-12, attenzione, vedete, e adesso bisogna avere i nervi saldissimi perché l'asse estese sta crescendo. Ci sembrava impossibile che le nostre avessero almeno un calo, in effetti è successo. Ma nel momento topico della gara, adesso Gattelli, intanto Ocracciola, giù palla per Ocracciola, 13-12 ancora, una sola lunghezza e vantaggio per Vicenza. Ci vorrebbe un muro. Gattelli, Dalla Bona, Fernandez, fuori, 13 pari. Avete visto? La pallavolo è uno sport drammatico per questi momenti di alta tensione. Dalla Bona, 14-13, passa in vantaggio la squadra toscana, incredibilmente, ma con pieno merito. Set ball. Set ball, attenzione. Fernandez passa, annullato, fortunatamente. Ma Vicenza che, come sua consuetudine, si complica la vita. Saporiti, non deve sbagliare la battuta. Fogalesi, Ocracciova, Fernandez, Vigers, niente da fare, altro set ball, 14 per chi batte, 13 per chi si difende. Ormai la Sestese aveva temuto e ha perso la partita, ma vedete, questi regali non si fanno. Gattelli, Dalla Bona, Paggi, annulla il set ball. Anevis Fernandez in battuta, no? Sandra Vigers. Fogalesi alza per Mele. È punto? È fuori? Non abbiamo capito. 14-13. Le proteste. 14 pari. Si arrabbia Riccardo Martini, pallone era nettamente fuori secondo l'arbitro, 14 pari ed è si ripete, allora fra arbitri non c'è stata sintonia, si ripete, palla che comunque e torna alla Biasia, Sandra Vigers. E Vigers sbaglia.
si è inceppato qualcosa proprio nel momento in cui bisognava coronare il sogno. C'è un cambio, infatti esce Vigars, tra Mazzoli, terza occasione per il set ball da parte sestese. Baglia Annalisa Guerrini, Anevis in battuta, spasmodico finale qui a Sesto Fiorentino. Anevis fuori, mamma mia che roba. Veronica Breda, Saporiti, attenzione, dalla buona Paggi, cambia palla, cambia il servizio, adesso deve essere il momento buono, che se si va sul 14 pari bisogna arrivare poi al 16, come ben sapete. Rocchi prova il barco, a 13 male il punteggio, quarta opportunità per la sestese di chiudere il set. Rientra Vigars, intanto esce Giorgia Mazzoli. Paola Paggi, dalla buona Vigars, passa Sandra Vigars. Mantenere la freddezza. Miriam Dallavona, enorme sofferenza sugli spalti. Brutta ricezione. Paola Paggi può attaccare Vicenza. E sbaglia Miriam Dallavona. C'è agitazione, adesso avete la paura di vincere, purtroppo. Quinta opportunità per la sestese di chiudere il set. Paggi, Gatelli, Vigars, sì, ce la fa, brava Sandra. Si sta difendendo con i denti Vicenza per rimanere in partita, 14-13 per la sestese. Pensate, avevamo 13-7, sembrava che tutti dovessimo tornare a casa. Brutta ricezione, ma c'è l'attacco, Okrasova, Pogalesi, ci riprova Okrasova, fuori, 14 pari, errore di Margarita Okrasova. Adesso si deve andare al 16° punto. Daniela Gattelli, giusta la battuta, Fogalesi, Okrasova, il muro, Vigars, Saporiti, Fogalesi, insiste su Okrasova, Rocchi, grande pallone di Rocchi, 14 pari. Grande pallone di Rocchi, indomita. Gattelli, tranquilli, sbagliata la palla da Fernandez, non è stata toccata. 15-14, set ball nuovo per la sestese. Paola Paggi, dalla buona per Anevis, può attaccare per il set e vince il set 16-14, la sestese meritatamente, perché ci ha creduto di più. Ci vediamo tra pochissimo per il quarto set. A commentare questo quarto set di Rifle, ora Freezer sestese, Biagi a volle Vicenza, dopo il 2-1 dei precedenti set, primo secondo vinto la Vicenza, il terzo clamorosamente rivoltato dalla squadra di casa che ha sofferto più di Vicenza.
Adesso c'è questo muro out, cioè il cambio palla. Evidentemente era destino che facessimo gli straordinari, ma è così. Adesso c'è il rischio di andare al tie break, c'è la difesa ottima. Fernandez non ce la fa, il primo punto per Vicenza sulla chiusura di Fernandez. Purtroppo sul 13-7 del terzo set la rabbia delle giocatrici di casa e forse la paura di vincere di Vicenza ha consentito una clamorosa rimonta. Margarita Okracova, 1-0 per Vicenza in questo quarto set. Vicenza era un passo dalla promozione, non ha saputo arrivarci in tre set e adesso ci godiamo questo quarto set. Si cincischia troppo Okracova, Fernandez salva palla, Gattelli insiste sulla cubana, la cubana viene toppata, ma adesso ci riprova, va altissima, no, smanaccia troppo la palla, si insiste adesso su Okracova. Gattelli, la difesa, Guerrini, brava dalla buona, Saporiti, Vigers, Rocchi, Okracova, ed è il primo punto. Vedete, ci chiedono tantissimo e quindi è questo forse il segreto della Sestese, quello di riuscire a rimontare le situazioni più disperate. Ha rimontato 2-7 a Vicenza, costringendo al tie break la squadra vicentina. Adesso sull'1-1 si va con una battuta Sabrina Rocchi. Gattelli e Tenore erano in due. Saporiti 2-1, Okracova 2-1 per la squadra di casa, che sull'entusiasmo del successo del primo set sta facendo tesoro di questa la sua voglia di rimonta. Era stesa ad un certo punto la squadra di casa. Fernandez insiste su Preda, altissima questa ricezione, terzo punto per Okracova e compagne, 3-1. Sabrina Rocchi 3-1. Gattelli dalla buona, Fernandez giù palla, è chiaro che deve fare più strada la formazione ospite, ma ovviamente Vicenza deve gestire il suo vantaggio. Brava Saporiti, ricezione, si cerca ancora l'onnipresente Okracova ed è un altro cambio palla. Ovviamente Rocchi e Okracova, la parte del Sestese, sono i migliori in campo. Dalla buona, Paggi va a cozzare contro un avversario la palla, cambio palla. Vigers, Sandra Vigers in battuta. Pogalesi, giù palla per Guerrini. Allora prendo fiato, battuta Gattelli, Paggi, Vigers, vedete si è inceppato qualcosa nel Diasia, anche Fernandez caccia fuori più palloni. Adesso siamo 4-1, difficoltà di rientrare mentalmente in partita. Gattelli dalla buona, Paggi va giù palla, passa la capitana. Anevis Fernandez, e
c'è il punto fischiato a Vicenza, per Vicenza, quindi contro la Sestese per un'invasione. 4-2. Anevis, attenzione, forse era fuori, ma ci richiede. E abbiamo Dalla Bona in ritardo su questa palla. Annalisa Guerini. E Veronica Breda è stata autrice di questa pallone vincente, mentre Guerini va alla servizio. Palazzetto che è diventato una torcida qui a Sesto San Giovanni. Cartelli di ricezione Dalla Bona. Vigers, quinto punto, si sbaglia molto in attacco. 5-2 e Atrasmanov chiede il time out. A Vicenza che non è più dal 3-17 nel terzo set, Vicenza non è più quella che avevamo visto praticamente. Per carità, è tornata alla grande partita la Sestese, ci sono anche le avversarie in campo, ma con 3-17 era fatta. Atrasmanov sta catechizzando le proprie ragazze. Si ritorna a giocare, Sestese in battuta. Saporiti, bruttissima ricezione, Cartelli non passa. Vigers, Paggi, no, si è perso la testa. Breda, Fernandez, Vigers, Cartelli, no, non sono più decise le azioni vicentine, ma per fortuna ci ricorda palla la Sestese. Paggi, e Paggi va al cambio del servizio. 5-2. Paola Paggi, brutta ricezione, attacca da lontano Kracova. Paggi si tuffa. Dalla Bona, Vigers, ed è il punto. 5-3. Recupera un prezioso punto la squadra vicentina. 5-3, noi ci crediamo ancora, dice il folto, il pubblico vicentino. Paola Paggi, sezione Fogalesi, il muro. 5-4, forse il momento peggiore di sbandamento è passato, lo auguriamo di tutto cuore. Paola Paggi al servizio. Fogalesi, Mele su Fernandez, non contiene palla la cubana. Cambio palla, 5-4, comunque importante essere lì. Sbagliata la battuta di Veronica Breda. Miriam Dalla Bona. Fogalesi alza per Mele e il muro, ed è il quinto punto, è tornato a funzionare il muro di Vicenza. Forza ragazze, che c'è bisogno di capirci. Dalla Bona, preziosa la sua servizio, soffre ancora la Sestese. Okracova attacca da lontano, non può far male. Dalla Bona, bisogna superare questa impasse. Gattelli, ma Gattelli non passa. Mele, il pallonetto, brava comunque difesa. Dalla Bona, Vigers, caccia la palla, 6-5. Perché non abbiamo fatto prima queste cose? Ragazze che fanno soffrire oltremodo la loro tifoseria. C'è questo minuto chiesto da Riccardo Martini per la rifle Oran Fraser. Arbitri che hanno sbagliucchiato pochissimo, fortunatamente i signori Bettoni di Modena e De Luca di Ferrara, bisogna dirlo, almeno a mio modesto avviso. Poi ovviamente le parti interessate non la penseranno così. Adesso si ricomincia con
Milan dalla buona al servizio, 6-5 break della licenza. Fogalesi, Rocchi, bravissima. Bravissima Sabrina Rocchi a cambiare palla. Sabrina Rocchi e dicevo Margarita Okrazova. Fernandez, dalla buona, Vigers, il muro, 6 pari. 6 pari, muro su Vigers. Battuta della Mele. Fernandez, bisogna subito cambiare palla, Vigers si riprova. Il muro out. Cattelli, brutta ricezione, Rocchi, ancora, passa dappertutto. Bravissima Sabrina Rocchi, da sola ha tenuto in piedi la rimonta della squadra toscana nel terzo set. Vigers si rifà, brava Sandra. Daniela Saporiti, 6 pari, cambio. Esci Daniela Cattelle. Entra Mario Di Zappano. Allora, esce. Vediamo pochi. Saporiti esce. Il debito d'ossigeno va a riposarsi. Di Zappano è particolarmente sintonizzato col servizio, speriamo meglio. Si alza Fogalesi per Okrazova, tocca la palla, cambio del servizio, Simona Fogalesi. Okrazova è il settimo punto, ma Isabano ci ha provato ma non ci è riuscito. Entra di nuovo Saporiti, 7-6. La buona si alza per Fernandez, passa la cubana, nuovo cambio palla ma una lunghezza di vantaggio per la Ripple Oran Freezer. Fogalesi, il muro su questo attacco di Guerrini. Breda, ancora il muro. Si cerca Okrazova, adesso dall'altra parte, il pallonetto dalla buona Fernandez e c'è il punto, 7 pari. Il pubblico pretendeva che la palla avesse già toccato il terreno, invece c'è stato un miracolo da parte vicentina, 7 pari. Sandra Vigers si è battuta da questa estenuante finale. Fogalesi o Krasova. Tocca il muro, così bisogna fare. Adesso ancora Fernandez. Murata. Dalla buona richiama ancora Wanimal. E salva. Miracolosamente adesso la sua estesa. Ancora. E c'è Dalla Bona che sotto rete sceglie una conclusione fortunosa dopo i vari tentativi di passare con la potenza. 8-7 per il Biasia che passa avanti nel punteggio. Sandra Vigers in battuta, sbaglia Sandra Vigers. Sandra Vigers ha sbagliato, adesso tocca a Margarita Okrazova. Comoda ricezione di Saporiti, Paggi, il muro, troppo lenta la soluzione. Si cerca Anevis e mette giù palla Anevis,
Nuovo cambio palla. Adesso Anevis in battuta, ricezione Fogaresi, c'è il punto 9-7. Abbiamo visto la ricezione così difettosa, se può usare questo termine, consente il doppio vantaggio per il Biasia. Adesso avanti di due lunghezze, cambio palla, palla che è dentro di Annalisa Guerrini, 9-7. Annalisa Guerrini, Saporiti, brutta ricezione, Paggi, niente da fare, cambio palla, questa volta non si sono, riuscite a fare il miracolo le toscane. Fogaresi sceglie questo pallonetto, Gattelli, attenzione, chiamata, one out, fuori, non si può sbagliare questo pallone. Ai ai ai, ce l'hai combinata grossa questa volta Anevis, era il decimo punto già scritto, ha sbagliato un calcio di rigore. Anevis, Fernandez, brava adesso in ricezione, Diggers, Gattelli, incredibile, incredibile cosa sta succedendo, non si mette giù palla. Oh, Gattelli questa sera emozionatissima. Viggers dalla buona, si salva ancora la squadra di casa, si salva Vicenza, può chiudere Gattelli, no, incredibile, prendono tutto e si alza il palazzetto, 9-8. E questi sono i palloni della Sestese, credoci fino in fondo. Sembra impossibile, ma Vicenza non riesce a essere cattiva come vorrebbe. 9-8, a corsa distanze, la Sestese. Sestese in battuta. Fuori nettamente. Questa volta Veronica Breda può andare al servizio, Miriam Dallabona. Buono il servizio, altrettanto la ricezione. Okrasova passa, Paggi salva, si salva Vicenza, adesso il cuore vicentino, Gattelli, e c'è Gattelli che va al punto. Anzi no, cambio palla. Volevo commentare sull'11-8 per il Biasia con la battuta di Dallabona. Rocchi. Rocchi passa da tutte le parti. Era dentro, era dentro. Era dentro la palla. 11-8, c'è il, intervento medico mi pare a Miriam Dallabona, deve aver subito un colpo. Fischi ingloriosi, giusti, del pubblico sestese che è rimasto bravo fino a questo minuto, ma quando la ragazza si fa male non ha, non bisogna assolutamente fischiare. Lo vorremmo aver capito bene, male o bene, ma pare che sia caduto qualcosa dagli spalti. Da quello che abbiamo capito è caduto qualcosa dagli spalti, ma francamente l'abbiamo visto, stavamo guardando in un'altra direzione, abbiamo visto solo Dallabona in difficoltà. Miriam Dallabona chiama Viggers, Fogalesi invece chiama Okrasova, Fernandez, Paggi, Viggers, 12-8, e ci diciamo, anzi c'è cambio palla, scusate, cambio palla,
perdonatemi, ma anch'io comincio ad andare in fibrillazione. 11-8 in favore del Biasimo Le Vicenza, questo quarto sofferentissimo set di gara 3 di finale per un posto in A1. Saporiti salva ma ripropone l'azione d'attacco. Okraciova dalla Bona, dobbiamo attaccare, Fernandez sto chiudere, non riesce la cubana, brava Saporiti dalla Bona, Saporiti ed è punto, 12-8, brava Sapo, qui è il Biasi a fare l'asse estese, 12-8, 4 lunghezze. Gorice 8, Vicenza, che pur soffrendo l'ira sportiva della Sestese, ha tirato fuori le unghie, la grinta, la tabella agonistica. Adesso immagini sul gruppo Sestese, 12-8, adesso siamo a 3 lunghezze dalla Serie 1, bisogna sempre crederci, certo che abbiamo buttato via un set clamorosamente, consentendo la rinascita della squadra toscana. Ok, si ritorna, ragazze bianco-rossonere che sembrano avere finalmente ritrovato le redini mentali della gara. Daniela Cattelli, Fogalesi, Rocchi fuori, toccata palla, Fernandez si dispera, evidentemente è così, c'è il cambio palla, Sabrina Rocchi, palleggio per la battuta, filo rete dalla Bona, chiude Alevis Fernandez con la rabbia di chi ha subito un torto. Nuovo cambio palla. Adesso la battuta è Dani Saporiti. Calma e sangue freddo. Brutta ricezione. Paggi si salva il Biasia. Ma ripropone l'attacco alla Sestese con Okraciova. Fuori. Tredicesimo punto. 13-8. Due lunghezze per il Biasia. È venuto fuori al momento giusto, offeso dal morale per aver perso un terzo set in maniera tra virgolette scandalosa. Le nostre ragazze riescono in questo finale di quarto set a tenere saldamente i freni. Il muro può ricostruire palla Vicenza, Fernandez 14-8, set ball, match ball per Vicenza. Stiamo a vedere se dopo questo 14° punto Vicenza non si bloccherà ancora, perché il 14 sarebbe un numero da dimenticare per le nostre ragazze. Saporiti, cominciamo facendo giusta la battuta, vediamo, Okraciova si salva, il pallone della Serie A, no, ci mancherebbe, forse questo, chi lo sa, dalla Bona, Fernandez ed è Serie A! È Serie A! Il trionfo! Biasia Volle Vicenza in Serie A 1, 15-8, il Biasia vince 3-1 a Sesto Fiorentino, gara 3 e va in Serie A. Peccato davvero per la Sestese, perché meritava altrettanto, ma la dura legge dello sport è questa. Signori, siamo in Serie A, io sono felicissimo e tutti i vicentini qui sono strafelici. Ma penso che chi si vedrà questa partita ovviamente avrà le stesse sensazioni.